Il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, il Trattato sui diritti umani, ratificato da 194 paesi nel mondo. La metà dei bambini che volevamo salvare ce l'ha fatta, poi c'è l'altra parte, l'altra metà deve essere ancora salvata. E allora questo ci preoccupa molto, perché abbiamo fatto da poco a Roma, il 28 ottobre, un report del nostro Istituto degli Innocenti che dice che le leggi di stabilità e l'austerità non mettono al centro i bambini, gli adolescenti, per cui rischiamo di perdere quei bambini che abbiamo salvato. Organizzato nel Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, l'evento ha coinvolto questa mattina scuole, associazioni, rappresentanti delle forze armate ed ha visto la presenza del sindaco Luigi De Magistris con l'assessore al welfare Roberta Gaeta per ribadire l'impegno del comune in favore dei più piccoli. È la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani e quindi di bambini, è una città poi che sa accogliere anche bambini differenti e diversi, quindi oggi un messaggio di amore, di inclusione. Un sorriso può cambiare la vita e noi cerchiamo ogni giorno di impegnarci perché questa città possa essere più a dimensione di uomo e soprattutto di bambini. Oltre alla recente approvazione del piano sociale di zona che rafforza le azioni a sostegno dei minori, con particolare attenzione all'affido familiare, ai bambini sono dedicati 10 giorni di eventi e iniziative. Con il piano sociale di zona sicuramente c'è una grande attenzione non soltanto alla tutela dei bambini ma anche all'autonomia, a favorire l'autonomia dei giovani, dei ragazzi, tutta una serie di attività che siamo riusciti e stiamo riuscendo sempre più a mettere a sistema. Quest'anno è stato un anno di grande lavoro da parte dei servizi, degli enti del terzo settore che ci sono stati accanto per strutturare una serie di interventi che possano rispondere poi sempre di più ai bisogni della città. Il 23 mattina, la mattinata via Caracciolo, ci saranno le attività e i laboratori della nostra ludoteca cittadina che metteranno al servizio dei nostri bambini una serie di attività in cui verranno coinvolti poi attivamente, perché vorrei ricordare che i diritti dei bambini sono sicuramente diritti alla tutela, alla protezione, ma sono anche diritti al gioco, il diritto ad avere degli spazi a loro misura, il diritto di poter partecipare veramente anche ad una vita che forse è troppo attenta a volte ai bisogni soltanto degli adulti.